Ciao, buongiorno a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube lunedì oggi 8 maggio in compagnia con Maria Stella Donà. Ciao Maria Stella! Tutto Ciao a tutti, ciao Loredana, come stai? Sì, bene, grazie. Te non te lo chiedo dai, perché ti vedo abbastanza, dai, in sì. forma più che raggiante e permettimi di ringraziare i nuovi iscritti e soprattutto ringraziare chi i nostri, diciamo così, affidati, ossia quelli che rimangono nel nostro canale, perché secondo me acquisire è bello, farli rimanere è ancora più bello. Pertanto, oh, dai, andiamo avanti. Grazie di cuore per tutto quello che fate per noi, in sostanza, per dedicarci quella che è la vostra attenzione. Allora. Allora, lo sanno tutti quello di cui vogliamo parlare. Esatto, della pasta asciutta, ma no! No, dai, non vedo l'ora di parlare di questa cosa. Incoronazione di Carlo III e si aprono le danze in tutti i sensi. Allora, Carlo III, non so, intanto mi viene male dire Carlo III, per me. Rimane il principe, l'eterno principe, non so cosa dire, anche perché non ha, e questa è la cosa secondo me più importante, lo dico io, ma l'ho letto il giorno dopo, il commento è stato unanime, non ha il carisma della regina Elisabetta, nonostante abbia speso 20 volte di più di quello che è stato speso per il giubileo, per esempio, 25 milioni di sterline, lui ne ha spese pari dai 150 ai 300 milioni di sterline. È un po' come un re del Medioevo che se avesse dovuto prendere il potere avrebbe pagato un esercito mostruoso, no? E adesso invece si pagano i media, si fanno delle enormi pubblicità, è così che si prende il potere. Quindi al di là di questo atteggiamento un po' dismesso, un po' così da cane bastonato, perché povero lui, povera Camilla, questa storia d'amore che secondo me è poi una storiaccia lercia, ma insomma ce ne sono tante di storiacce di questo tipo, vabbè. E in realtà è un uomo molto duro, molto caparbio, molto ostinato, che ha messo in campo un sacco di risorse non sue, quelle del popolo inglese, per il proprio prestigio e quello di Camilla. E non c'è riuscito perché ha ottenuto 300 milioni di telespettatori, quando in realtà i funerali della regina sono stati seguiti da 4 miliardi di telespettatori. Perfino leggevo l'incoronazione nel 1956 di sua madre. Era stata seguita dagli inglesi del 20, 29 milioni gli inglesi, ed è stata seguita invece in questi giorni la sua incoronazione da 20 milioni. Quindi è decisamente una popolarità molto inferiore e avendo avuto una vita per crescerla e per coltivarla e non essendoci riuscito, credo che insomma, per carità, può darsi che ci sorprenda come re. Ultimo dato, il Canada, l'Australia, la Giamaica e la Nuova Zelanda stanno pensando di trasformarsi in repubbliche, tanto per dire. E la grande Camilla, più che incoronata, io la definirei molto cotonata. Allora, io non è che mi intenda molto di stiambarandan qua, però mi verrebbe da pensare, chiaramente anch'io come, diciamo, iscritta di Facebook ti passano i post, no? E ce ne sono parecchi dove dicono che tanto Lady Di sarà l'unica regina. E che cos'è che dà fastidio, che cos'è che fa rendere antipatica la Camilla, ma soprattutto mi viene da pensare, non no, per spezzare lance a favore di, ma il fatto che Carlo abbia sposato Lady Di, che se ne dica lei era innamorata, quello eccetera eccetera, è stato costretto e quindi vittima della situazione, e allora veramente poverino. Oppure Camilla si è insediata ed è antipatica proprio perché, bene o male, ha preso il posto di Lady Di. Beh, allora io non parlerei di antipatie e di simpatie, parlerei di carisma, come ho detto, e di popolarità. Diana non era carismatica come la regina Elisabetta, secondo me, perché il carisma è una cosa che veramente uno ha dentro, la regina Elisabetta ce l'aveva. Ho sentito che da piccolina addirittura voleva rinunciare a fare la regina, e questo secondo me è un elemento in più che ti dà carisma, come dire, io non sono qui perché mi interessa questa posizione, cerco di fare del mio meglio, ed è forse anche questo che ti dà carisma. Invece, quando tu desideri ardentemente occupare quel posto, anche per vanagloria, risulti antipatico, no? È normale. Lady Diana non aveva carisma, era popolare, era amata.
a Carlo e Camilla manca perfino, oltre che il carisma, manca anche la popolarità, sono anche antipatici, cioè sono anche, non hanno empatia, non sono simpatici. Poi magari nei loro cuori sono le persone più straordinarie di questo mondo e magari Diana era un diavolo, questo non lo so, non lo possiamo dire, io non lo posso dire, però questo è quello che appare. Nel caso di Camilla, se fosse stata davvero, secondo me, una grande storia d'amore, lo avrebbe lasciato. Perché lei, rimanendo con lui, lo ha condannato ad avere a rincarnare questa figura dell'uomo manipolato dall'arpia, e che addirittura lui dice io sono pronto a servirvi, non voglio essere servito. Può darsi che d'ora in poi lo farà. Finora ha dimostrato che si è fatto solo i fatti suoi, anche contro gli interessi degli inglesi, no? Perché ha preferito sacrificare tutto per tenersi l'amore della sua vita accanto. Benissimo, nessuno non gliel'ha ordinato al medico di fare il re, no? E quindi ha dimostrato anche poco spirito di abnegazione nei confronti di un'istituzione e nei confronti della famiglia Windsor, che invece ovviamente ci teneva a mantenere il potere. È il motivo per cui hanno anche ritardato. Quindi al posto di Camilla, secondo me, se lo avessi veramente amato, l'avrei lasciato andare. Sì, mi è venuto in mente, sai, quella storia di Wally Simpson e Edoardo VIII che sì, poi ha applicato, quindi io la trovo molto simile, però se non altro all'epoca è stato più coerente, cioè l'altra cosa che doveva fare dal mio punto di vista è chiapparsi la sua donna e andare nell'ombra e cedere quello che gli poteva aspettare per il trono, eccetera eccetera. Ma adesso io non so se prenderà delle cantonate, ma se il buongiorno si vede dal mattino, no? Quindi poi anche il fatto di Harry che c'era, poi sono andato subito via, cioè secondo me non è una bella immagine quella che dà la famiglia reale. No, anche perché anche nei rapporti con Harry, anche qui sempre giudicando dall'esterno perché noi non siamo dentro i loro cuori, qualcuno ha sbagliato lì dentro, perché se Harry è così arrabbiato nei loro confronti vuol dire che qualcuno lì dentro ha sbagliato, hai capito? Perché in famiglia le cose in qualche modo, se uno è un leader, se uno ha carisma, in qualche modo riesce ad aggiustarle. E Harry ha scritto nel suo libro che le indiscrezioni sulla sua vita privata sono state vendute alla stampa da Camilla in cambio di una campagna di immagine a suo favore. Beh, se è vero, allora questo è un ulteriore elemento che si aggiunge ai 300 milioni di sterline che Carlo ha speso per la propria immagine e per l'incoronazione, e dimostra che Camilla si è comportata come una regina o come una donna di potere di altri tempi, che un tempo si scomodava l'esercito, si uccidevano, si torturavano i dissidenti, si richiudevano nella torre, adesso invece paghi i giornalisti, no? E quindi vuol dire che qualche errore è stato fatto. Harry, secondo, ho letto alcuni commenti, ha detto che era l'unica persona autentica durante questo rito medievale antichissimo che nessuno ha capito, perché c'era tutte quelle cose, la spada, la sfera, il guanto nella mano, l'anello che poi non si era neanche infilato ma ci ha appoggiato il dito, cioè tutte queste cose che già facciamo fatica a capire i riti quando li vediamo, quando eleggono il Papa, no? Già facciamo fatica lì a capire, perché sono riti che Gesù all'epoca non aveva. Sono tutte cose che sono state inventate dalla Chiesa Cattolica nel corso degli anni. Figurati un'incoronazione, che è una cosa molto profana, non è una cosa assolutamente così, come dire, no, religiosa. Vi ho provato a dire che è molto legato all'ecologia, all'ambiente, magari tenterà di farsi, se non altro, voler bene da quella fetta, non dico di mercato, ma effettivamente che si occupa dell'ambiente stesso. Che ti devo dire, chi vivrà vedrà, tanto noi ne diremo ancora delle belle, non so se siamo state due lingue biforcute, però se non altro abbiamo detto il nostro pensiero, no? Ma guarda, io ho riportato più o meno i pensieri che ho letto, e che ovviamente condivido, perché davvero siamo in tantissimi a chiederci, per esempio, anche perché la televisione di Stato, la Rai, ma anche Mediaset, ha parlato di 4 miliardi di telespettatori, 3 miliardi di telespettatori. Non è vero, erano 300 milioni, quindi c'è proprio una tendenza da parte degli stati di salvare ancora questa monarchia, insomma, no? L'ultima monarchia europea del mondo occidentale.
Ci volevano altre persone, ecco. Purtroppo questa cosa, per loro purtroppo, per me, io sono repubblicana, io ritengo che la monarchia sia un'istituzione davvero superata. Appunto, lo dimostra il fatto che sei costretto ad accettare persone che non ami, no? Molto meglio eleggerle, poi via via, insomma, nel momento in cui non ti piacciono più, ci si fa una bella votazione, le cambi, inutile subire persone. Nessuno avrebbe mai voluto Camilla, per quale motivo se la devono cucare tutta incotonata con sta corona pazzesca che gira per i palazzi? Cioè, così fa un po' sorridere, no? Bene, allora potrebbe essere una frase fatta, però secondo me ci sta abbastanza bene. Oh, chi vivrà vedrà. Chi vivrà vedrà, magari saranno dei sovrani fantastici. Oh, per quello che può contare al giorno d'oggi, sì, la monarchia stessa, no? Il Commonwealth si sta sfaldando, quindi... Bene, allora non so se tu sei d'accordo, io mi fermerei qua, anche perché poi che altro dobbiamo dire, più o meno ce lo siamo detti. Ringrazio i nostri web spettatori per essere stati con noi, per averci seguito fin qua, e come al solito do a Maria Stella le ultime battute per i saluti finali. Non ne ho altre battute. Ho detto tutto, anche troppo. Bene, allora appuntamento al prossimo lunedì. E viva il re, che ti devo dire? Ciao a tutti, buon fine settimana.